Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con i nostri gamberetti alla conquista del mondo, signori. Ce l'abbiamo fatta, altro video, altra giornata, altra avventura. Allora, signori, prima di partire col video io vi ricordo di iscrivervi al canale. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, dove mi trovate sempre come Maullo941, dove soprattutto con le stories vi aggiorno sulla programmazione dei video e sulle live che andiamo a fare sia su questa che sull'altra piattaforma. Detto questo, signori, non penso ci siano altre cose da aggiungere. Ok, signori, allora noi ci siamo rimasti proprio in questo punto preciso ieri e ripartiamo da questo punto preciso oggi. Allora, andiamo a vedere queste mail che sono arrivate. C'è un'offerta di trasferimento per Kanon, che no, torniamo a rifiutare. Kanon non si muove e non abbiamo ancora i ricambi adatti per poterci fare qualcosa. Christopher Vasella, il nostro Christopher, vuole ringraziare per avermi dato l'opportunità di scendere in campo. Mi sento pronto per diventare un titolare fisso. Sì, devi continuare a lavorare e vedere, appunto. Continua a lavorare, zio, ancora ne hai di strada da fare, ne hai di strada da fare, amico mio. Allora, la prossima partita è una partita di coppa, però noi dobbiamo completare il mercato, fare degli allenamenti che no, li devo fare tutti. Jardin, Zoe, Davis, Kanon, Gibson e poi un'altra botta di persone che prende A. Va bene, allora signori, vado a fare gli allenamenti e quindi che taglierò e ci vediamo subito dopo. Ok signori, abbiamo fatto 3 belle A, niente male, niente male. Quindi bello allenamento, spero di averli completati tutti questi allenamenti che non ne posso più. È simpatico perché comunque poi a lungo andare ti troverai tutti i risultati A e questa sarà una gran cosa. Volete dire che non sbaglieremo nessun tipo di allenamento. Però farli ora come ora, uno dopo l'altro, è un po' una rottura di pelotas, signori. Comunque completiamo qui il mercato. Non abbiamo comprato nessuno, ma lo sapete perfettamente che le regole sono che non possiamo fare grandi acquisti. Gli unici acquisti che possiamo fare sono quelli della nostra primavera, perché noi siamo una piccola squadretta che si deve autofinanziare. Quindi ci andiamo a prendere solamente i giovani della nostra primavera e eventualmente valutiamo se prendere un giocatore svincolato o un regen a inizio di una nuova stagione. Quest'anno non ce n'erano, quindi non abbiamo potuto assolutamente a fare niente. Offerta per il prestito di Mendes, ma è arrivata adesso questa mail o già c'era? Mendes, ma Mendes era sul mercato? No. Allora, quindi che cazzo la vogliono? Vogliono Mendes così e rifiuta, ma non se ne parla proprio. Dico, questi arrivano l'ultimo giorno di mercato e vogliono i giocatori. Ma chi sono questi? Ma razza di cose. Allora, con calma e sangue freddo, abbiamo 4 mail a chiusura di mercato. Andiamo a vedere un attimino tutte queste mail. Reso conto squadra primavera, ok. E aggiornamento del primo osservatore. Vediamo Kilpa Patrick che ci ha portato dall'Irlanda. Ci ha portato McShane 67-89 di 150. Quindi questo mi avete detto di controllare anche il valore, tenete occhio anche il valore dei giocatori. Questo c'ha 16 anni, potenziale 55-75-130. No, McDermott 59-81 da 200. No, sinceramente no. No. Nesbitt 51-69. No. Sheehan 63-85-140. No, mamma mia, tutte ciofe che mi hanno portato. Ansei 50-70 da 100. Niente, dall'Irlanda non arriva niente con furore. Schmidt invece che ci porta? Schmidt, allora abbiamo dall'Inghilterra. Lui è già il secondo mese che lo osserviamo. Felix Stevens 1.100.000. Questo me lo porterei, signore. Latan, un 67-85 che vale 130. Lui fa proprio schifo. Aspettiamo un attimo. Ugo, ma signori, abbiamo trovato Ugo di 16 anni, 3,75 con un potenziale tra 3,70 e 90. Lasciamolo lì per ora. David Dean, 68-92, 220. Non promette tantissimo. Ewan Wade 59-81 250. Io mi ha scombussolato questa cosa del di guardare anche il prezzo. Teddy, abbiamo trovato Teddy, signori, 68-92 da 230. Allora, io intanto mi porto Felix, signori, che secondo me potrebbe essere un ottimo innesto. Portiamoci Felix e questi li lasciamo ancora osservare. Li teniamo ancora lì in osservazione. Andiamo a vedere chi abbiamo beccato. Chiesto Felix, bel lavoro per il nostro progetto.
Non è riuscito a centrare l'obiettivo per vedere la forzata squadra del prendere al vivaio. Boh, non lo so. Chi abbiamo trovato? Il nuovo Maradona che abbiamo completato l'obiettivo. Chi è Felix, signori? Chi sta Felix? Felix, identificati. Identificati. Steven Felix è un TS. Noi TS però ce l'abbiamo per ora. Lui è un 59. Quasi quasi me lo potrei pure portare in squadra per farlo allenare. Non ce l'abbiamo noi per ora TS, sì. Sì, abbiamo due TS e comunque sono un 63 e un 64, quindi non, un 63 e un 62 se non sbaglio, è un 61, sì. Quindi niente, per ora ce lo teniamo lì, lo facciamo crescere così, nel settore giovanile. Vediamo un attimino se c'è un discorso. Io ancora ragazzi devo prenderci mano, quindi magari scusatemi se questi episodi sono lenti. Piano di crescita è messo equilibrato, quindi passerà a 60, va bene. Piano di crescita, sì. Sì, tutti hanno piano di crescita equilibrato. È inutile che magari andiamo a modificare questi piani di crescita che poi ci scombussolano tutto quanto. Andiamo alla partita di coppa. Che coppa è questa, signori? Sei a gironi contro l'Ipswich Town. Ma che coppa è? L'EFL Trophy. Ok, l'LFL Trophy. Va bene. Squadra titolare? Sì, anche se è mezza distrutta. Ma troppe partite ravvicinate e pochi giocatori con cui giocare. Jardine, la giochi tu? Fuori Vasela, dentro Lavandino. Fuori Percival, dentro Davis. Fuori Endri, no, Endri può giocare. Pringles, non abbiamo uno da metterli da quel lato. Da questa parte può giocare Vasela, no, Vasela è distrutto. Cambiamo anche gli attaccanti, così poi in campionato abbiamo il nostro duo d'attacco principale. E giochiamo con Aladino e Slow. Va bene così, signori. Allora, va bene così. Sì, non capisco perché Giardino è abbronciato. Non capisco il perché. Vatti a giocare questa partita di coppa contro l'Ipswich Town. Prenderemo le batoste. Facciamo un'altra cosa, signori. Aspettate, facciamo giocare anche il nostro portiere di riserva. Così si sente importante anche se la partita è inutile. Lo facciamo sentire importante anche se la partita è inutile. E andiamo a stimolazione veloce. Cosa succederà mai, signori? Cosa succederà mai? Abbiamo perso. Abbiamo perso e mi sembra. E mi sembra ovvio. Ovvio, perfetto. 2-1. Ci stava, dico. Contro l'Ipswich Town la vedevo molto difficile. E va bene così. E va bene così. E va bene così. Aspettate un attimo, devo controllare una cosa. Penso che la taglierò questa parte. No, ok, va bene. Sì, piccolo taglio tecnico-tattico. Noi in campionato siamo quindicesimi con 7 punti dopo 6 partite. Le Smith vuole giocare. Let mio, giocherai, non ti preoccupare. Chi è che si lamenta? Let Smith, ci penserò. E Kenyon, stesso discorso. Ci penseremo anche per Kenyon. Va bene così, non ti preoccupare, zio. Ti ho risposto, mannaggia a te. Perché è lento nella reazione? La reattività è lento. Va bene, allora. Allora, signori, riportiamo i nostri titolari. Lo so perfettamente, devo crearmi una squadra già con titolari e panchinari, così praticamente mi evito tutto questo ambaradan di cose. Allora, Wilding fuori per Kanon, che va a giocare, che lo mettiamo in coppia con Diogurara. Pringles mio, chi ti posso far giocare lì? Facciamo giocare Slow, è distrutto Pringles. Endri fuori per Gibson, Davis fuori per Percival e Lavelle fuori per Vasela, così gioca lui. E Mellor facciamo giocare nessuno. E in porta rimortiamo Mendes. Perfetto, va bene così. Abbiamo pochi giocatori buoni e tante partite da giocare. Giochiamo contro il Southend. Che ce famo contro il Southend? Purtroppo non fa vedere più le partite precedenti. Questa è una cosa brutta. Siamo fuori casa. Che ce famo? Perdiamo 2-1, ma porca. Pringles l'aveva segnata, l'aveva pareggiata. E poi loro con Taylor l'hanno ribaltata. È uscito solo per Pringles. È uscito Percival per Henry. Va bene. Mamma mia, che la vedo difficile quest'anno, raga. Il fatto che non ho sotto controllo gli allenamenti e quindi come migliorano i miei giovani mi dà un attimino fastidio. Mi ringrazio per averlo fatto giocare. Crescita, completato. Ah, perfetto. Ok, Vasela ha cambiato ruolo. Vasella ha cambiato ruolo, signori. Perfetto. Quindi abbiamo il nostro esterno destro. Ok. Va bene così. Perfetto. Vasella è diventato il nostro esterno destro. Buono così. Buono così. Andiamo avanti e andiamoci a giocare. Oh, che cattivo.
Pizzarola, sti allenamenti. Vabbè, sì, simula tutto. Non c'ho voglia. Non c'ho, questi ce li simuliamo, signori. È stato gran par di ciuffoli. Andiamo a prendere D nel primo esercizio. Non c'ho voglia di farmi gli allenamenti. Andiamoci a leggere le email. Possibile cambio di ruolo per Vasela. Ok. Mister, la ringrazio. Prestazione autorevole. E che non mi ringrazia pure. Continua a lavorare per migliorare. Abbiamo perso, dico, non c'è tutta questa gioia da vedere, però va bene. Partita di campionato. Dai, giochiamoci questa partita contro lo Stevage. Lo Stevage. Allora, fate capire quindi, Vasela adesso è diventato un TD? No. Fatemi capire un attimino, scusatemi, Vasela ha cambiato ruolo. Quindi, bel lavoro, aggiornamento, possibile cambio di ruolo. Le scrivo per informare che siamo soddisfatti della continuità di crescita di Vasela. Riteniamo che sia pronto per essere provato da terzino destro, come aveva detto. È migliorato abbastanza, se sotto il profilo tecnico, la faccio sapere. Ma mi risulta sempre un TD. Però adesso so fare anche bene il TC. Il TD. Non ci sto a capire nulla, raga. Non devo ancora prenderci pesantemente la mano. Allora, siamo in campionato. Abbiamo una squadra completamente distrutta. Qui può giocare Sullivan. Qui può tornare Pringles. Che non. Vabbè, non ci puoi giocare lì. Stattene dove vuoi. Diacurao, Sullivan. Mellor possiamo far giocare Baselà. Che no, che però è distrutto, quindi non va bene. Lavandino è a posto di Pringles, gioca Davis. A posto di Gibson gioca Endri. In porta abbiamo Arstad. Avevo dimenticato a cambiare il nostro portiere principale. E va bene così. Andiamo in campo, vediamo di chiudere questo video quantomeno con una vittoria, signore, quantomeno un pareggio. Siamo messi malissimo in classifica, siamo messi malissimo. Vediamo se riusciamo a portarci a casa quantomeno 3 punti in quest'ultima partita del video. Sì, signori, ce la facciamo. Gol di Lay Smith e Mellor e poi è uscito Pringles per Slow. Va bene così, va bene così. Chiudiamo il video con una vittoria, va bene così, va bene così. Una vittoria che ci riporta in classifica dove? Di preciso al 14° posto con 10 punti dopo 8 partite. Va bene. La sua decisione di togliermi a Kenyon. Celestere Ufolea. Sei il nuovo The Rock, Kenyon. Sei il nuovo The Rock. E chi conosce la vecchia serie mi capisce di cosa stiamo parlando. Kenyon mio. Di augurare l'uomo giusto. Non saltare a conclusioni affrettate. Appunto, amico mio. Dico, e che cazzarola. Stiamo a giocare da 4 partite. Stiamo a fare schifo. Già te lamenti. Signori, allora. Detto questo, Alstad è migliorato pure. Alstad è migliorato pure. Equilibrato completato. Va bene. E devi continuare ad allenarti con equilibrato. Scusami, come portiere. No, ma migliora come portiere. Scusa, se sei un portiere, devi migliorare come portiere. Che cazzo la ti alleni come equilibrato? Devi migliorare come portiere. Ok, signori, detto questo, vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella, raga. Ciao.